Ok, allora ragazzi, oggi vorrei approfondire un argomento e chiarificare un po' questa cosa. Vorrei parlare delle case qui in Inghilterra. Allora, tutti noi abbiamo in mente queste case in Inghilterra, queste case una accanto all'altra, visto con le finestre sporgenti, tipo balcone, che dall'esterno col giardino sul retro, che dall'esterno possono sembrare, o per chi è, possono sembrare anche molto carine. Esternamente a volte sono anche molto carine. Ovviamente se andate nei quartieri della prima zona come Chelsea, oppure andate a Shepherd Bush, nei posti insomma un pochino più centrali di Londra, queste case sono effettivamente sono carine fuori, ma sono carine anche dentro perché sono state mantenute negli anni, rinnovate, eccetera, eccetera. Se andate invece nei posti come la quinta zona, che vi posso dire, tanto per portarvi un esempio, Forest Gate o Stratford, o posti vicino che sono vicino al Parco Olimpico, dove hanno fatto le Olimpiadi del 2012, lì è una zona che potete trovare sia le case che sono state tenute bene negli anni, rinnovate, impianti rinnovati e migliorati, se no potete trovare anche case che sono al limite della agibilità, diciamo così, che probabilmente in Italia non darebbero il permesso a nessuno di affittare una casa in certe condizioni. Per esempio, ci saranno delle troverete delle case veramente con le cuscine veramente sporche, potete trovare le case con i bagni veramente in condizioni tristi, tristi. Animali, diciamo, non desiderati in casa, quindi topi, che Londra è piena di topi, è piena di volpi, ma piena anche di topi. All'inizio c'è, come tutte le cose, c'è sempre un prezzo da pagare. È capitato anche a me personalmente, abbiamo preso una stanza con la compagna all'inizio, i primi mesi abbiamo preso una stanza dove l'abbiamo trovata, era comunque comoda per noi per commutare al lavoro, quindi noi siamo arrivati in macchina per i primi mesi. Io potevo andare a lavorare comunque in macchina o a piedi addirittura, perché ero veramente vicino, tipo 20-25 minuti a piedi. E la mia compagna poteva andare a lavorare con la metropolitana, perché la fermata era tipo cioè doveva tipo 10-15 minuti a piedi, non era dei più comodi, però andava abbastanza bene. Però condividevamo una casa di 5 stanze, se mi ricordo bene, a 3 piani, dove c'era il piano terra, la cucina e un bagnetto, e al secondo piano c'erano 2 stanze, al terzo piano c'erano 3 stanze dove eravamo noi, c'erano 2 muratori ucraini al primo piano, e al secondo piano c'erano, da fronte a noi c'era una ragazza rumena, una ragazza inglese, c'eravamo noi. Ci è capitato, cioè, tanto per farla breve, ho dovuto mettere le trappole, perché la mia compagna diceva: guarda, guarda che ci sono i topi, perché vedo tracce di topi. Dico, comunque, sicché ho messo le trappole, è capitato che la notte mi hanno svegliato i topi che erano cascati dentro le trappole. È capitato una volta sola, però da quella volta lì non l'abbiamo più visti, perché si vede che i topi non sono così stupidi come si pensa. Dopodiché ci siamo mossi, perché poi il discorso, come dicevo, per avere una casa, un appartamento, affittare un appartamento, devi avere comunque un lavoro, un contratto, e devi guadagnare, per esempio, faccio un esempio stupido, approssimativo, se mi ricordo bene, per affittare un appartamento sulle 800-900 sterline, devi avere uno stipendio combinato fra tutte e due, ovviamente, di no, no, 30-32 mila sterline l'anno, perché praticamente va tutto, quasi tutto tramite agenzie, che poi non sono eccessivamente care. Però se non raggiungete questo target, questo guadagno, ovviamente lordo prima delle tasse, before tax, come dicono qui, ovviamente loro, seguendo dei parametri che hanno loro, e secondo questi parametri voi non guadagnate abbastanza per poter pagare l'affitto e vivere decentemente, quindi è facile che dopo non ce la fate a pagare l'affitto. Quindi è tutto, ci sono tutte queste tabelle con
e loro in base a quello, quindi quando voi affittate l'appartamento, se affittate una stanza non vi chiede niente nessuno, ma se affittate un appartamento vi chiederanno le referenze del posto di lavoro, il conto corrente in banca per vedere che avete, non per vedere quanti soldi avete in banca, ma per vedere che avete un conto corrente qui, quindi come dicevo all'inizio il conto corrente è molto importante anche per questo. Però state attenti perché le case, alla fine quello che voglio dire io è questo, le case che si vedono così belline, vittoriane, eccetera, eccetera, a volte sì, ma a volte no. Quindi prendetevi un po' di tempo perché poi dopo trovarsi in certe situazioni non è mai piacevole, capito? Tenete conto che comunque Londra è una città immensa, la più grande capitale europea. Dall'inizio dell'anno, quest'anno, 50 morti assassinati. Sì, bisogna considerare che ci sono più di 20 milioni di persone, fra tutto, quindi non sono tanti, però sono più di quello che è successo prima, perché anche qui la buona Theresa May sta facendo dei tagli anche sul personale di polizia, e quindi è un po' perché alla fine il problema è questo qui, perché prima c'era più polizia, ora ce n'è un po' meno, e questi piccoli criminali o grandi criminali comunque se ne sono accorti subito che c'è meno controlli e ne stanno approfittando. Comunque ragazzi, per la casa, per la stanza, perché poi dopo la casa ovviamente, però per la stanza, se la prima che vi fanno vedere è veramente orribile, orripilante, non vi scoraggiate perché non sono tutte così, cioè un pochino meno, un pochino di più, un pochino meglio, un pochino peggio, capito? Però cercate di, insomma, di non prendere quello che vi capita all'inizio, a meno che non vi piace, o che ci siano altri motivi, che sia proprio sopra la stazione metropolitana o comunque, però non vi sorprendete se entrate in una casa e fa cagare, ecco. Non vi sorprendete perché capita, è capitato anche a me, che pensavo che era Candy Carico, ma questo è uno scherzo, perché non può essere che un umano abita in questa casa, invece è proprio, capito? Quindi, no, come dicevo, e non mi stancherò mai di ripeterlo, non vi stancate, non vi abbattete, perché piano piano ci vuole tempo, perché ci vuole tempo, ma piano piano, se uno è abbastanza sveglio, nel giro di fra 6 mesi e un anno si sistema in maniera abbastanza comoda. Per ora, ciao, alla prossima.